most interesting I learned in the first month. Out of cows. It was a short race because of the safety car, but I wouldn't do it. I have to take it. My first win, actually, so I'm very proud of it. But to do it here in Monza, insane. So first win here in Monza is something special. Yeah, I think I'll forever remember this. Hopefully come back next year and do it again. Thank you so much. Faccio traduzione velocissima, Luca ci ha detto che per lui è super speciale fare qua una gara e tra l'altro dopo c'è stata la safety car, però come ci diceva giustamente, vincere e vincere anche sotto il regime di safety car. Vado a intervistare anche il secondo, la testa. Chiediamo com'è andata la gara. Welcome. What do you think about your performance? The race was a little bit hard. Oh, I don't think so. It was very good. We only left, I think, 3 laps. So I pushed my friend Luca there, and we became first and second. And we stayed there till the end. Thank you so much. Thank you also. Ci diceva che appunto, diciamo che la gara non è stata complicata, è solo che secondo lui è stata sicuramente molto corta, ma quei 3 giri sono stati sicuramente molto difficili, erano tutti al limite. Vado subito col terzo, Sera Ross, vediamo com'è andata la gara anche a lui. Sera? Ok? Ok? So, tell us about your race. It was interesting as long as it lasted. Yeah. Then we had a yellow flag and then the red flag. Unfortunately, just I think 3 or 4 left. I would have to wait for another race once I hear it because it's fun circuit. Yeah, it is. Thank you so much. Ci diceva appunto della gara che lui diceva che è stata veramente corta, però sempre essere qua sul podio ha qualcosa di speciale. Vi ripasso la linea. Faccio 2 penne. Per fatto. Thank you.
facilitato Gran Luca. Passaggio, il filler proprio presente sulla Red Box,
per il problema verificandosi la gara precedente l'attacco di Massimiliano Moro all'esterno nei confronti di Primozic, i qualificati alla staccata della prima variante con Moro che deve disputare in questa fase che mantiene la terza posizione. Sullo spalto abbiamo Luis da Piazza, quello di Gravone, la sesta posizione. Marcelloni, Monte Mariella, Carlo Spagna, avevo promesso di essere anche per l'ultima gara in griglia, poi abbiamo ancora il post del GT. Ho deciso di venire perché veramente è stato per me un weekend faticosissimo per molte ragioni, ma davvero interessante. Non volevo perdermi questa gara con te e soprattutto non volevo perdere l'occasione di ringraziare quelli che sono venuti qui. Chiaramente parliamo di piloti e team, ma parliamo anche del tantissimo pubblico. Tu sei stato purtroppo qui tutto il giorno, ma noi che abbiamo potuto girare l'autodromo, è stato veramente un evento davvero, davvero interessante, anche a detta dell'autodromo, a detta di un autodromo come Monza non può che fare assolutamente piacere. E quindi grazie a tutti, anche a tutti quelli che sono ancora adesso, che stanno anche a sopra. Andiamo a fare un po' di cronaca perché la gara è interessante, non vorrei finire. Assolutamente, tanto Fancioni si è portato al comando con Moro in seconda posizione, poi l'ha dovuto perdere quindi due posizioni a vantaggio dei citati Giorgio, Safaro Resi, Forze Corse, con il primo settore in quarta piazza per il gruppo Crisi, lamentando la staccata del primo variante, una battaglia. Thank you.
sulla canale sulla scuola. Sia in termini di presente al via che proprio di qualità e concorrenza. Però una bellissima gara che lascia presa a giro questa stagione 2023 all'insegna dello spettacolo. Intanto andiamo a chiudere il sesto passaggio di passaggio di gara con Massimiliano Moro sempre al comando. Ci riprova l'occasione all'esterno, giro più veloce intanto per Claudio Crispino che prova a recuperare dalla quarta posizione. Vediamo l'attacco di Fazioni che ci prova su Moro interno tentando di ripetere la manovra fatta dal giorno avversario nel corso del giro precedente. Questa volta non riesce con Moro che saggiamente si pone al centro della pista e stoppa il tentativo di attacco da parte di Andrea Fazioni. Intanto coda questo gruppo al momento troviamo Leonardo Arduino, davvero cambiare da... grande forma, avevamo qui più di 50 monoposto in totale. Oltretutto abbiamo finito un meeting poco fa e confermano il loro interesse a seguirci per tutto il prossimo campionato, oltre che per altre unità. In questo scendendo ma solo di velocità, non di livello di divertimento, Prosiris è assolutamente in grande forma, campionato interessantissimo che rispetta quello che sembravano le potenzialità dell'altro anno, mancano ancora delle vetture che per varie ragioni non sono state qui, ma arriveranno vicino alle 20 vetture, per la seconda gara. Per quanto riguarda le Predators, grandissimo successo del trofeo per sold out, quindi tutte le macchine sono finite. FX Track ovviamente qualcosina ha pagato regalando qualche pilota alla Pro Series, ma comunque resta una categoria essenziale. FX2 che anch'essa ha delle conferme che ci fanno molto piacere, dei nuovi arrivi della prossima gara, perché arriveranno un bel gruppo nutrito di Green G1 rivedevo che giuro, do anche questa anteprima che effettivamente non avevamo ancora annunciato, che renderanno quella griglia ancora più interessante. Quindi davvero davvero contenti anche di questo, devo dire. Però mi fanno una menzione anche per quello che c'è stato nel paddock, che è stato davvero interessante, è stato fatto un po' di vivo. Sono passato, mi pare,
da un momento che non si sta male. E attenzione qui, il duello alla scarica, c'è un interno, si porta davanti nei confronti di Moro. Che ricordiamo che lo scorso anno partecipavano all'interno del campionato e quindi quest'anno godono di un proprio schieramento, mentre c'è l'attacco di Crispino, lo seguiamo nei confronti di Moro che però chiude, Crispino nel proprio ingaggio, per poco si sfiora il contatto, però Moro alla fine da secondo me. Assolutamente, come dicevo, la nostra scelta è stata quella di dividere il più possibile la categoria, perché noi vogliamo solo categorie che siano di alto livello sportivo, questa è la realtà, e quindi avere troppe macchine diverse unite non porta a questo. Quindi qualche macchina in meno in griglia per chi guarda, ma tanto spettacolo in più, soprattutto per i team di no. Intanto vediamo il duello che si... va in scena, si riprova all'esterno, questa volta esagera, attenzione perché qui perderà parecchio. E si è un brutto colpo per Massimiliano Moro, che ha usato affondare troppo la staccata alla prima variante, rientra in quarta posizione, ancora non è perduto per lui, certo mancano soltanto 8 minuti alla conclusione, si sfila anche è difficile perché sta una macchina con pochi cavalli, la più relativamente chiaramente pochi, quindi avrebbe dovuto fare la cercando il tutto per tutto, sarà protagonista qui del campionato europeo tra l'altro del 15. Intanto un altro passaggio con Crispino che dunque transita con 8 decimi di vantaggio nei confronti di Andrea Fazioli, il quale viene attaccato ora da Ercole Cipolla, forse un gioco di squadra tra i due piloti del team Faro Racing, staremo a vedere perché da un certo punto di vista Crispino sta provando la fuga, sembra avere effettivamente qualcosa in più rispetto agli avversari, 2.14.5 per Crispino nel precedente passaggio, ha guadagnato 1,5 secondi nei confronti di Fazioli e 6 decimi su Ercole Cipolla. E nel frattempo saluta Marotta che è in direzione gara. La ghiaia, e vedete che Crispino effettivamente adesso ha preso del margine per la morte del gruppo sembra. A mantenere il contatto con gli avversari. Intanto Massimiliano Moro è riuscito a scavalcare sia Primožič che a lui che è riportato sotto nei confronti di Ercole Cipolla. È possibilità per Moro di conquistare un piazzamento sul podio.
partenza, Giacomo Fattese per il round di Vallelunga, poi ricordiamo che ci saranno anche le tappe estere per quanto concerne il GT4 Italy alla Red Bull Ring, dove non ci facciamo davvero mancare come latte nemmeno quest'anno. No, assolutamente, il calendario è uno degli aspetti più interessanti di quest'anno, dal fatto che anche se non per tutte le categorie, ma abbiamo in, appunto nel nostro programma tutti i 5 maggiori circuiti italiani, che poi lo sanno tutti, sono che i 5 più belli circuiti al mondo, è assolutamente un valore aggiunto. Infatti sono tantissimi anche i piloti stranieri anche per questa ragione. Lungo, cosa Luca, Lungo, Ercole Cipolla che va a saltare la prima variante, questo punto dovrà con ogni probabilità cedere la posizione, lo fa subito, immediatamente. A Massimiliano Moro che dunque sale di nuovo al momento sul terzo gradino del mondo. Dicevamo un calendario, grazie a normalmente non vedono gare di primo livello e chiaramente lì l'entusiasmo che viene in vista è ancora superiore perché tanto colore, famiglie con bambini che sono arrivati in palco, ed è questo che chiaramente quello che vogliamo. Ho visto tanto piatto che mi ha partecipato sembrava non avesse il ritmo per replicare gara 1, forse invece stava solo gestendo gli pneumatici a questo punto, perché effettivamente gli altri che si stavano combattendo e sembravano saldamente in lotta per la vittoria, adesso forse sono un po' in crisi. Fammi curiosare anche tra i tempi più veloci. Anche della vettura di Ercole Cipolla, anche qui 7 decimi al migliore dei propri avversari, quindi comunque è un gran bel passo
per quanto riguarda Claudio Nespino. Abbiamo il tentativo qui, prima variante con Arduini che prova all'esterno nei confronti di Primosic. E vediamo questa bella manovra di Leonardo Arduini che va a beffare il pilota sloveno, andando a prendersi la quinta posizione. E maestro Luca, secondo me, è sul podio con uno dei migliori sorpassi da campo. Addirittura Massimiliano Moro, incredibile, trovava in sesta posizione dopo l'errore in prima variante, adesso in seconda posizione, ha beffato proprio in seconda variante a questo punto Andrea Fazioli, grande punto per Massimiliano Moro. Senza un'esperienza specifica su questa gomma, ricordiamo Godia, nuovo sponsor tecnico, gomma è marchiata Danno, come è lo stesso gruppo, quindi Godia lo sponsor tecnico, e quindi secondo me qualcuno può anche aver avuto qualche difficoltà di assetto, deve ancora conoscerla, ecco, mi dà molto l'idea che la gestione delle gomme sia stata determinante, perché mi sono visto prestazioni molto interessanti. All'esterno arriva intanto la bandiera a scacchi per il vincitore Claudio Crispino, doppietta per lui, seconda posizione per Massimiliano Moro che precede Andrea Fazioli sul podio con il giro di voce di prima strada.